La nostra è una legge ordinamentale, cioè una legge che sancisce principi e indirizzi, è la cornice entro cui si dovrà sviluppare il lavoro che è il lavoro delle regioni prima di tutto, e anche perché i finanziamenti arriveranno attraverso i livelli essenziali di assistenza che per il patto per la salute fra il Ministero della Salute e le regioni, dà ovviamente alle regioni stesse la competenza di attuare i cosiddetti livelli essenziali di assistenza. Nei livelli essenziali di assistenza è prevista la parte che riguarda la neuropsichiatria infantile e riguarda quindi l'autismo, quindi una serie di finanziamenti arriveranno. La nostra cornice è quella di sancire la dignità della persona affetta da sindrome autistica, segnalare che, come dice l'ONU, non si tratta di una malattia, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma di uno stato d'essere che colpisce molte persone, particolarmente bambini. Non abbiamo evidenze scientifiche sulle origini genetiche o quant'altro, eh? Sapete che si è anche detto che addirittura le vaccinazioni portano l'autismo. Ecco, non è così, voglio sfatare questo mito, e proprio perché la scienza sta andando avanti e la ricerca sta andando avanti, noi per adesso parliamo di una sindrome, di un modo d'essere che ha la sua terapia, la sua cura, intanto nella diagnosi precoce. Quindi prima si capisce che la persona è affetta da autismo e meglio è. E in secondo luogo con la terapia, quindi con cure che sono farmacologiche, sono psicologiche e sono sociali ovviamente, e con l'abilitazione, e cioè con l'inserimento della persona in un contesto sociale, perché la solitudine porta a un aumento di non comunicazione e quindi penso che la società debba aiutare queste persone, questi bambini, queste persone e le loro famiglie a sentirsi parte di un tutto. E questo è il senso della legge. Vogliamo che la scuola se ne interessi, vogliamo che i servizi territoriali se ne interessino e vogliamo anche che i bilanci dello Stato se ne interessino anche un po' di più.